Black, ma Block Friday e Torino i giovani tornano a chiedere nuove politiche verdi, nasce in comune un vademecum sullo smog. In studio Roberto Testi. Tre cortei per chiedere nuove politiche ambientali, ma anche un consumismo più consapevole nel giorno del Black Friday. Oggi a Torino i giovani del Friday for Future scendono in piazza per il quarto sciopero globale. Chiara Pottini. Siamo qui perché pensiamo sia tempo di agire. La crisi climatica è in atto e non c'è più tempo. Il movimento del Friday for Future si fa in tre a Torino nel giorno del Black Friday per unire la lotta ai cambiamenti climatici a quella contro il consumismo eccessivo. Perché noi vogliamo criticare in qualche modo un modello di produzione e consumo che è quello che la giornata del Black Friday di fatto sponsorizza e porta avanti. Tre cortei per il quarto sciopero globale del movimento di Greta Thunberg, impegnata intanto in un viaggio in barca a vela nell'Oceano Atlantico. Partiti da Piazza Bernini, Campus Einaudi e dalla fermata della metropolitana Dante si ricongiungono in Piazza Castello. Sono qualche migliaio, molti di meno rispetto all'ultimo venerdì di protesta, il 27 settembre scorso, quando furono in 100.000 a invadere il centro città. Nel frattempo c'è chi ha aggiunto alla lotta per il clima quella delle sardine. Ah sì, sardina e lotta per il clima. Tutti quelli che escono di casa fa sempre bene. Idee chiare invece sulle regole per un trasporto pulito. Ci dovevamo spostare con mezzi più sostenibili, quali i piedi per gli spostamenti brevi, la bici per gli spostamenti un po' più lunghi e mezzi elettrici per la consegna di prossimità delle merci e per gli spostamenti più lunghi. La protesta in 139 comuni italiani alla vigilia della COP25 di Madrid, l'annuale conferenza dell'ONU sul clima, che comincia lunedì 2 dicembre e andrà avanti fino al 13.